avete visti, cavolo? Voi non li conoscete? Pensate che sono pucciosi che camminano così? Happy Feet! Un corno! Voi non avete visto quello che fanno? Voi non li conoscete? Non bastava, stanno venendo ad invadere le nostre case! Oh! Oh no! Oh no! Abbiamo risvegliato il male! Guardate come vivono in gruppo, in branco. Sono un vero esercito. Mai fidarsi. Altro che le battaglie dei Signori degli Anelli. Altro che quelle battaglie dei tempi andati. Voi non li conoscete. Vogliono invadere il mondo. È sempre stato l'obiettivo dei pinguini. Sempre. Per sconfiggerli abbiamo bisogno di una persona. Ma chi? Chi possiamo chiamare? Chi ci salverà? Abbiamo bisogno di un eroe! Forse devo chiamarlo. Chi dite? Lui? È vero. Potrebbe essere. Va bene, lo chiamo. Sì? Signor Norris? Abbiamo bisogno di te. Ha preso il primo volo per l'Antartide. Lui non se l'è fatto ripetere due volte. Non si sa se sia un umano o cosa, ma è l'unico che può farcela. Il suo nome è Jack Arnold Norris! Un dio, che uomo lui è! È Jack con la sua barba possente e i suoi calci rotanti. Lui è Jack Norris, distruggerà i pinguini. A parte che è lui che cammina come un pinguino, manca poco. È pieno! Siamo finiti, salvaci tu! Salvaci tu! E guardate Jack, se ne frega! Marmellata! Un spugno! Guarda, gli partono le mani, non sa neanche lui dove vanno, talmente allenato che... Oh, cavolo, no! C'è che in pericolo! C'è che in pericolo, lo vedete? È messo male! Devo aiutarlo io, ragazzi! Per fortuna ho chiamato l'America! America! Abbiamo bisogno del nucleare! Ah! Jack, mi dispiace! Ho dovuto farlo, Jack! Jack? Jack? Cavolo, io volevo fare questa cosa per non pagarlo, perché prende... sì, evviva, Jack! Woohoo! Bravo! L'uomo di ferro! Bene, comunque, salve la gente di Gabby e benvenuti su Ultimate Epic Battle Simulator! Questo gioco, amo questi giochi, amo i giochi che ti permettono di prendere l'intelligenza artificiale e sparpagliarla come vuoi. Ora, come avete potuto vedere, ho messo ben 3000 pinguini contro un Chuck Norris. Lamer. Chuck Norris avrebbe vinto sicuro, ha resistito a due nucleari, ma questa volta andiamo su un altro campo di battaglia che si chiama il mondo dei ladri. Abbiamo un castello, una roccaforte, potremmo fare un assalto al castello magari gestito da spartani. Ah, bella idea, ragazzi. Come da tradizione ne mettiamo 300. Eccoli qua, 300 spartani, il team è rosso. E contro gli spartani, da buona tradizione, potremmo fare tantissimi persiani. 6000 persiani! Dove ce li posso mettere? Qua. Abbiamo 6000 persiani che adesso dovranno attraversare il ponte e raggiungere gli spartani. Ma wait, c'è una cosa. Potrei mettere un altro team, perché gli spartani hanno bisogno di un fido alleato. So che 300 potrebbero bastare, ma il film è finito male comunque. Non ce l'hanno fatta per un pelo o per una piuma. E appunto dovrò usare un mio fedele alleato, un amico dei gabbiani che è... Per favore, persiani, non attaccate il villaggio di noi spartani. Ho cercato di mettere qualcosa per fermarli. Riuscirà questa gallina a tenere questo esercito di persiani fermo? Ah! No! La gallina voleva soltanto parlare. Aiuto, è la fine.
Stanno scalando la montagna, aiuto! Fermi, per favore! Non avanzate ulteriormente, fermi! Ho messo un'altra gallina per fermarli! Forse questa ci è riuscita, guardate! Li sta fermando, non stanno avanzando! O sbaglio? Ah! No! Ok, no! Non ci è riuscita neanche lei! Spartani, arrendetevi! L'esercito di Persia alle porte! I miei compagni stanno salendo! Ma io non vado per primo perché non voglio morire! Oh, cavolo! Ok, ci vediamo un altro giorno! Me ne vado! No, ma guardate, è capace che vincano! È capace che vincano questi 300! Cavolo! Ma non li fanno avvicinare! Non li fanno avvicinare! Guardate, dovrebbero salire tutti di un botto! Ste porte troppo piccole, li fanno salire un poco alla volta! Cioè, ma vi rendete conto? Non è morto neanche uno spartano! Viva i 300! Guardate! Fanno così con la spada, pum, è morto! Secondo me, anche Chuck Norris contro questi 300 fa fatica, ve lo giuro! Ok, avete vinto spartani! Voi veramente siete la delusione del popolo! Nucleare! Scusatemi, e gli spartani morti anche loro? Ops. No! Scusatemi! Sembra l'effetto domino, tutti caduti. Cambiamo mappa, questa volta ci spostiamo nel deserto dei Caraibi. Non so cosa sia, ma voglio provare a fare una battaglia questa volta più fantasy, più final. Va bene, e allora sapete cosa farò adesso? Metterò qui, al centro del deserto, soldati americani. Boom, fucile a pompa, Texas. Sì, ben 100, che sono tanti. Però contro il Medioevo, eccoli qua. Tra due fronti, si troveranno i nostri soldati della guerra mondiale. A destra gli orchi, al centro i soldati dell'America, e a sinistra i soldati della tavola rotonda. E infine qua, una legione piccola di orchi giganti tipo Attacco dei Giganti. Che vincerà? Andiamo! Mamma mia, guardate i due fronti! Io non so se resisteranno! La potenza di fuoco di questi soldati è potentissima! Ma non riuscirò a tenerli tutti! I due fronti stanno arrivando! Prima gli orchi! Oh, cavolo! Manca poco, i soldati cadranno come pedine! Eccoli, no! No! Gli ultimi, salvate il soldato Ryan! No, Ryan è morto. E adesso, la battaglia vera inizio. Chi sono più forte, gli orchi o questi qua? E no, guarda indietro! Gli altri soldati sono stati distratti dai grandi giganti! Oh, ma li stanno distruggendo comunque. Ma io scommetto per i Ritter, sembrano più forti degli orchi. Almeno credo. Qua adesso, dopo aver eliminato senza pietà questi poveri orchi fantasy... Anche loro, guarda, hanno schiacciato tutti questi poveri soldati. Aiuto! Oh, ma sembra che stiano vincendo gli orchi, eh? Magari, sapete, gli posso dare un aiutino agli orchi. Faccio scappare questo sul retro. Faccio scappare... Ah no, sono preparati anche alle spalle! Ok, no! No, fuga! Ah! Aiuto! Devo andarlo a dire agli altri orchi dell'est. Però hanno vinto i Ritter! Hanno vinto i Ritter! Non me lo sarei mai aspettato! Pensavo che gli orchi fossero più forti, però alla fine gli orchi muoiono sempre nei film. Sarà la loro stupidità! Sì, deve essere la loro testa vuota! Bene! Avete vinto! Complimenti! E adesso, come al solito, il vostro premio! Lo so, faccio schifo... Si narrava che però nelle terre nordiche stava succedendo ancora qualcosa. Jingle ball, jingle bell, Oh, it's Christmas, everyone! Sapete cosa sta per succedere? Tre soldati, quattro anzi, contro un esercito di gnomi a forma di palla. Ok, cerchiamo di distruggerli. Cerchiamo di porre fine a questo devasto. Cavolo, si stanno avvicinando! Ragazzi, non arretrate! Non arretrate tutti questi gnomi! Devono morire! Ok, ragazzi... Qualcosa mi dice che la cosa non andrà a buon fine. Hanno un'armatura molto spessa. Sentite, ragazzi! Penso che la cosa migliore... Me la vedete voi con loro! Io vado dai Babbi Natale! Io vado dai Babbi... Oh no, Ryan! Ah, oh Babbi, per favore, salvatemi, Babbi! Babbi, salvate... No, Babbi, dovete prendere gli gnomi! Io sono un umano come voi, ho fatto il buon... Ok! America. Esatto. Vai così, vai così!
Il Natale non perirà per colpa di qualche piccolo insulso. La magia del Natale vi distruggerà. Oh, aspettate ragazzi, ma cosa vedo? Mentre imperversa la battaglia proprio lì indietro. Oh no, per tutte le Clementine appassite. Oh no, gli zombie resistenti al freddo. Ma già marci dentro? Stanno arrivando! Santas versus zombies, ragazzi. Ok, i babbi sembra che abbiano vinto contro gli gnomi, anche perché hanno avuto un piccolo contrattempo. Ma non avevo il dubbio sull'esito di questa battaglia, ma il problema è che ora Santas versus zombies! Non lo so, sono veramente parecchi, eh. Sono veramente parecchi tutti questi. Porca vacca, io pensavo di non averne messi così tanti! La processione di carne è andata male! Io sono il vero Babbo Natale! Loro non vogliono il cervello, vogliono lo zucchero! Ma non avranno il mio zucchero! Dai, 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 se raggiungo il bunker di Babbo Natale, attiveremo la bomba del Natale! Oh no! Non demordono! Sono ancora lì! Esatto, babbo! Non l'avrei saputo dirlo meglio! For Christmas! For Christmas! Era l'unica cosa che potevo fare. Guardate, almeno è morto con il sorriso. E va bene, la battaglia è finita. Ma Babbo Natale non ce l'ha fatta ad uccidere gli ultimi zombie. E vabbè, e se la vi porteranno loro i vostri regali allora, mi sa. Pacca sulla spalla e si continua a viaggiare a comandare. Quindi ragazzi, questo era tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto e quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!